Tutorial Bijou, lezione numero 1, orecchini con filo armonico. Andiamo ad iniziare. Useremo delle perline di giada e con craquelé che siano adatte al filo che andiamo ad utilizzare. Poi ci serviranno dei copriperla di varie dimensioni e uno un po' particolare se lo trovate. Io ho scelto questo che ha la forma un po' di foglie, di petali, quindi adopererò questo per la parte centrale e quest'altro tipo invece a calotta normale lo userò per l'altra parte dell'orecchino. Un'altra cosa che ci servirà saranno questi distanziatori. Io ho scelto questi a forma di fiorellino con delle piccole palline. Molto molto piccolino, perché l'orecchino in questo caso non deve essere molto grande. Ci serviranno delle monachelle classiche, dei cerchietti apribili e se nel caso in cui non aveste il buco per l'orecchino e vorreste usare delle clip, ci sono questo tipo di clip molto sottile e piccolo a cui andrà agganciato l'orecchino e che sono molto carine e leggere, non sono troppo doppie. La cosa adesso principale che ci servirà è proprio questo, il filo armonico. Il filo armonico è proprio fatto così, sembra, sai, quei giochi che si usavano una volta che salivano da una parte e dall'altra. Sono molto carini e soprattutto mantengono la forma e potete tagliarli della dimensione che volete. In questo caso noi andremo ad operare quello di tipo piatto. In commercio se ne trova anche un altro tipo che è tondo come un filo normale ma sempre armonico. Di solito si vende a giri, quindi si compra un tot di giri e poi si tagliano a seconda della necessità. In questo caso, se non doveste trovare il filo armonico, vi faccio vedere che si può fare lo stesso tipo di orecchino con il normale filo da bigiotteria. In questo caso ho preso un filo 06, ma sarebbe meglio anche un 08 magari, non di più perché altrimenti diventano troppo doppi. Per quanto riguarda le attrezzature, quello che andremo ad operare oggi sono le tronchesine, le pinze a punta tonda, grandi o piccole come vi trovate, le pinze a punta piatta che in questo caso io ho rivestito perché così non rovinano tanto le perle o comunque il filo. La cosa che andiamo a fare adesso è tagliare il nostro filo armonico della grandezza che ci serve. Di solito un giro inizia e termina nello stesso punto, quindi laddove il filo tagliato in precedenza arriva senza torsioni, quindi senza allargarlo, proprio semplicemente dove arriva toccandosi, lì dovremo andare a separare il pezzo di cerchio. Come vedete io lascio andare il cerchietto da solo e prendo la dimensione, la misura con la tronchesina e separo. È molto semplice da separare, anche se è molto rigido, quindi non ha grandissima flessibilità, però per quello che andiamo a realizzare il risultato sarà perfetto. Facciamo la stessa cosa con un altro cerchietto, sempre senza allargarlo, lasciandolo così in posizione rilassata, andiamo a tagliare esattamente dove arriva quell'altro pezzettino già tagliato. Come vedete il filo armonico è perfettamente tondo. Bene, adesso cominciamo a comporre il nostro orecchino. Partiremo ad inserire il primo distanziatore, perché avrà questo aspetto un po' più stretto sopra e un po' più largo verso il centro. Quindi inseriamo il primo distanziatore, come vedete gira bene sul filo, e inseriamo la prima perlina, in questo caso la perlina di giada, quindi quella un po' più piccola. Come vi ho detto deve avere un foro che consenta l'ingresso del filo, perché il filo è un po' piatto, quindi un po' largo. Inseriamo adesso l'altro piccolo distanziatore e avremo la nostra prima composizione, perché io l'ho pensata proprio così, con scomparti separati. Adesso andiamo a mettere il copriperla. Come vedete il copriperla ha una parte sporgente e una parte rientrante. La parte rientrante deve andare verso la prossima pallina, perché dovrà andare ad abbracciare, fra virgolette, la perlina che adesso inseriamo. Vedete? Inserisco la perlina così e come vedete il copriperla abbraccia perfettamente la nostra perlina, formando la seconda parte della composizione. Vedete com'è ben attaccata? E adesso mettiamo l'altra copriperla, sempre facendo lo stesso discorso, quindi in questo caso inseriremo la parte rientrante verso la perlina e non il contrario come abbiamo fatto prima. Vedete?
una parte è rialzata e una parte invece è incavata. Metteremo la parte incavata verso la pallina e così avremo il secondo modulo. Vedete com'è carino? Così, ecco, così è il copriperla. Vedete? Questo è il secondo modulo con il copriperla. Adesso continuiamo con la lavorazione. In questo caso utilizzeremo appunto un altro distanziatore e lo infileremo sempre nel verso degli altri e andremo a fare lo spazio per il prossimo modulo. Ecco, prendiamo adesso il copriperla un po' particolare che sarà il centro della composizione e lo inseriamo sempre come abbiamo detto prima con la parte incavata verso la perlina che andremo poi ad inserire, quindi verso l'esterno, ed inseriamo un'altra perlina di giada verde. Ecco, infiliamo il filo nella perlina ed ecco ottenuta la prima parte del terzo modulo, che sarà quello centrale. Vedete come cambia da quel copriperla che abbiamo usato prima piatto, con questo invece lavorato a forma di foglia? L'effetto è diverso, ma sono tutti e due molto molto carini. Faremo lo stesso con l'altro copriperla, come ho detto prima, in questo caso dobbiamo andare ad abbracciare la perlina, quindi metteremo la parte in rilievo verso l'esterno e la parte invece coincisa verso la pallina. Ecco, che copre la perlina, ecco qui. Vedete come cambia l'effetto? Sono tre effetti differenti, così vi ho fatto vedere la differenza di effetto. Adesso continueremo facendo la stessa cosa dall'altro lato, sempre con il distanziatore, visto che deve essere speculare, quindi ripeteremo lo stesso modulo simmetrico dall'altro lato. Il copriperla che abbiamo usato prima, sempre facendo attenzione ad abbracciare poi la perlina e quindi con la parte incavata verso l'esterno, lo infiliamo molto semplicemente e poi infiliamo un'altra volta la perlina con il craquelé. Queste perline sono molto carine perché sono bianche e hanno un piccolo effetto craquelé in grigio, diciamo, che però purtroppo in video vedo che non si vede proprio benissimo. Adesso infiliamo l'altro copriperla, sempre con la parte incavata verso la perlina. Esatto, così andrà ad abbracciare. Vedete gli effetti? Continuiamo adesso con il divisore, che dà un po' di movimento. Il divisore è carino perché dà proprio quella separazione da ogni singolo modulo. E poi la perlina semplice. Non ho messo il copriperla anche su questo per dare più lucentezza alla perla, perché essendo una perlina un po' più piccola all'esterno vado a mettere soltanto il distanziatore, che crea una piccola coroncina intorno alla perlina, ma è più leggero e più luminoso così. Questo è il nostro orecchino realizzato. Come vedete è stato molto semplice da realizzare, si muove e quindi adesso non ci resta che concluderlo con i gancini. Carino? Mi piace? A me piace molto. E poi la giada verde con il bianco trovo che stia benissimo. Per cominciare useremo le pinze a punta piatta. Come vedete andiamo a prendere uno dei lati del cerchietto di giro e andremo ad alzare un po' la punta. Cercheremo di fare una specie di L, diciamo, verso l'esterno. Vedete? Mi raccomando, fate attenzione perché il filo è duro, non è molto malleabile, però si può lavorare tranquillamente. Adesso prendiamo questa L che abbiamo realizzato e con la pinza a punta piatta e con un po' di attenzione, mi raccomando perché altrimenti si spezza, andiamo a formare un piccolo cerchietto, un anellino. Vedete? Abbiamo ottenuto l'anellino. Ecco, l'anellino ecco ottenuto. E cerchiamo di chiuderlo piano piano, sempre attentamente, perché è un po' meno malleabile, come vi ho detto, degli altri fili, però non è difficile da adoperare.
e chiudiamo un po' meglio il cerchietto, così che le perle innanzitutto non fuoriescano e poi potremo agganciare anche la monachella. Facciamo la stessa cosa dall'altro lato, sempre prendendo la pinza a punta piatta e sollevando e piegando un po' la punta, sempre verso l'esterno come se fosse una L, vedete? Così, e con le pinze a punta tonda andiamo a fare il secondo cerchietto. Ecco, così. E chiudiamolo con la pinza a punta piatta. Scusate se sono uscita un po' fuori, ma ecco, ho chiuso. Ecco qui. Adesso questi due li faremo combaciare con i cerchietti che vi ho fatto prendere all'inizio, che sono apribili però. Vanno bene sia i cerchietti normali che sono già predisposti per essere adoperati, sia i cerchietti ricavati da una catena, che a volte si vendono anche così. Prendiamo adesso il cerchietto e infiliamolo nel primo anellino che abbiamo creato. Vedete? Manteniamo fermo col ditino e inseriamo l'altro anellino che abbiamo creato. In questo stesso cerchietto, vedete che è rimasto aperto, infiliamo anche la monachella. Ecco qui, infiliamo la monachella, non so se riuscite a vedere. Ecco così, infiliamo la monachella. E adesso non ci resta che chiuderlo, basterà usare le pinze, un po' di attenzione. Piano piano riusciremo, mantenendo i due punti, a chiudere il cerchietto. Basterà una piccolissima pressione, vedete, si è chiuso subito. E abbiamo chiuso il cerchietto, che manterrà uniti sia le due parti del filo armonico che la monachella. E questo è il nostro primo orecchino che abbiamo realizzato. Faremo la stessa cosa per realizzare il secondo orecchino. L'unica differenza è che lo faremo in velocità, perché il video è venuto un po' troppo lungo. Quindi vi faccio rivedere lo stesso i passaggi per ripetere un po' tutto quello che abbiamo fatto. Però vado un po' più veloce, perché altrimenti il video sarebbe effettivamente troppo lungo da caricare poi su internet. Come vedete, ripeto un po' tutte le operazioni. In questo caso, come avete visto, io ho usato due tipi di perline differenti, però potete usare qualsiasi tipo di perlina vi piaccia, anche tutte uguali, e omettere dei ciondolini o delle chips, per esempio. L'importante è che il buco sia sempre adatto al filo armonico, perché l'unica differenza che ha questo tipo di filo per quanto riguarda la doppiezza è proprio il fatto che sia un pochino più doppio del normale. Come vedete, l'orecchino viene esattamente identico a quello di prima. Adesso andiamo a fare un'altra volta il procedimento per la realizzazione degli occhielli, che poi andranno ad unirsi alla monachella per comporre tutto l'orecchino. Per quanto riguarda le pinze, vedete che io le ho un po' ricoperte di scotch di carta, in realtà, perché sì, hanno la punta piatta, però tendono un po' a graffiare il filo a volte, se ti scappa, e allora io le rivesto con un po' di scotch, che poi regolarmente cambio quando si comincia a vedere che si rovina. Vi faccio vedere che adesso, invece di attaccare la monachella, ho attaccato all'orecchino, per chi non ha i buchi, quindi la clip. Questo tipo di clip è carina perché è sottile e ricorda un po' la monachella, senza appesantire esageratamente il lobo. Come vedete, funziona nello stesso modo: si mette il gancino, ve lo faccio rivedere, si reinserisce e si chiude. Vedete? Semplice, semplice. Ecco qui, abbiamo ottenuto la nostra clip. Vedete? Funziona uguale, è nello stesso modo della monachella, si apre e si mette all'orecchio. Vedete? Proprio semplice, semplice, molto molto carina, perché è piccola in confronto alle altre clip, non si vede. Possiamo anche usare orecchini appendenti, che di solito con le clip non si usano. Rimettiamo per adesso la monachella e abbiamo terminato anche il secondo orecchino. E adesso vi faccio vedere come realizzare la stessa cosa con il filo normale per bigiotteria. In questo caso però avremo bisogno di una forma intorno alla quale prendere la misura e dare la forma del cerchio. Stringete bene intorno alla misura, in questo caso io ho usato un tappo, quindi potete usare qualsiasi cosa, un bicchiere, una tazzina, quello che più avete a disposizione e più vi piace.
Come vedete si è leggermente piegato, vedete? Ecco, questa parte dovrà essere tolta con la tronchesina. E adesso abbiamo le pinze tonde. In questo caso non c'è tanto bisogno della pinza piatta perché effettivamente è molto molto leggero il filo, quindi va bene lo stesso. E faremo semplicemente l'anellino. Vedete, abbiamo ottenuto lo stesso risultato che avevamo ottenuto prima. Facciamo l'anellino anche dall'altra parte e come vedete li possiamo unire con il cerchietto. Esatto, hanno un po' la forma, vedete, hanno più o meno la stessa forma, poi ovviamente la modellerete meglio a seconda di quello che dovete fare. Hanno più o meno la stessa forma e potranno, ovviamente dovrete mettere le perline prima di fare il cerchietto. Io adesso vi faccio vedere come più o meno bisognerebbe fare. Facciamo l'anellino e mettiamo il cerchietto e agganciamo la nostra manachella. Il risultato è proprio identico a quello di prima. Quindi dobbiamo fare più o meno gli stessi movimenti che abbiamo fatto prima, il procedimento è lo stesso. Con la pinza piatta chiudiamo l'anellino ed ecco realizzato l'orecchino. Ve lo ripeto, ovviamente prima di fare l'anellino di chiusura del filo dovrete inserire le perle proprio come abbiamo fatto con il filo armonico. E questi sono altri esempi di orecchini che si possono realizzare con questa tecnica. Vedete, qui ho messo una piccola foglia come ciondolino, proprio per farvi vedere che in realtà si può fare come più si preferisce. In questo caso ho usato delle chips molto larghe. Come avete visto, è una tecnica molto semplice da realizzare, ma molto carina. Cambiando il tipo di perla si otterranno degli effetti differenti. Spero che vi sia piaciuto e vi rimando al prossimo video dove vi farò vedere altre cose. Ciao ciao! E adesso un riepilogo dei materiali che abbiamo adoperato: delle monachelle, filo armonico, piatto tondo, distanziatori, anellini piccoli, perline con buco adatto al filo, copriperline, tronchesina, pinza a punta piatta e pinza a punta tonda. Se avete dubbi o domande, scrivetemi. Al prossimo tutorial, orecchini con chiodini. Buona creatività! Ciao ciao!